Siamo tornati nella serie in cui vado a trovare player, anzi andiamo insieme a trovare player con X-Ray nel server più grande di Minecraft Italia, ovvero Coral MC. Mettetevi comodi, lasciate subito un bellissimo mi piace e partiamo subito. Siamo tornati nella serie in cui vado a trovare persone con l'X-Ray. Non la portavo da un po' e ora eccoci qui tornati. Ragazzi, sono super super gasato, ci troviamo su Coral MC, il server Minecraft più grande in Italia. E tra l'altro questo survival è cresciuto tantissimo e sono contento. Potete venire a giocare, ovviamente non utilizzate cheat, perché io oggi andrò a bannare chi li utilizzerà, quindi piccola penitenza, e com'è giusto che sia. Molto semplicemente, come si trovano gli hacker? Bene, io essendo staffer posso ovviamente utilizzare questa bussola che, come c'è scritto, vale random TP. Praticamente mi permette di tipparmi dalle persone e vedere appunto quello che stanno facendo. E bene o male andiamo a capire appunto se utilizzano X-Ray o no. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo tipparci in continuazione e poi scoprire. Principalmente vorrei tipparmi se riesco da qualcuno che è miniera, ad esempio lui, non so chi sia, si chiama, non riesco a vedere il nome, baccagliatore, ok. Vediamo che altezza è, altezza 39. Con questo comando posso vedere il suo inventario. Ha 10 blocchi di diamanti, sono tantissimi. Piccone in diamante, ascia in diamante e 11 diamanti. Ah, spera, raga, però fortuna 2. E come ha trovato questo piccone, scusatemi? L'ha trovato sopra, avrà qualcosa. Oh, ci sono delle chest. Che ha trovato? Non ho visto. Non so se ha trovato dei diamanti, eccetera. Aveva 11 diamanti, ora si è fatto un altro blocco. Oddio, quanti diamanti ha trovato? Scusatemi, no, sto andando sotto. Vediamo un attimo, aspettiamolo per bene. Sono un attimo curioso di capire questa, perché si scava sotto. Diamanti. Con fortuna 2, ti devo dire. Bello trovare diamanti. Ne sta trovando altri 12, quindi è un altro blocco questo. Vediamo un attimo, facciamolo andare un altro po' avanti. In caso io ho anche la texture pack dell'X-Ray. Per cosa si utilizza la texture pack dell'X-Ray? Molto semplicemente, tu la puoi mettere. Essendo che io posso vedere diamanti, posso stare tranquillo e avere anche una certezza in più se lui sta utilizzando appunto X-Ray o no. Proviamo a mettere la texture pack dell'X-Ray e ora vi spiego un po' come funziona. Come vedete, con questa texture pack dell'X-Ray io posso vedere dove sono i diamanti. Ovviamente io non la utilizzo, non l'ho mai utilizzata, la utilizzo solo in questo server perché serve per fare questi controlli, quindi non vi preoccupate. Anche perché, ragazzi, tutte le mie serie, soprattutto ecco la Big Hardcore, la faccio ogni volta in live, quindi dovete venire ogni giorno alle 18 e la domenica alle 10. Allora vediamo se va a sinistra. Vedete, voi immaginate che qui sono tutti blocchi normali, lui andrà a sinistra a prendere diamanti. È normale come cosa? Per me no, ragazzi, cioè nel senso, per curiosità proprio, ragazzi, ma per curiosità voglio andare a vedere se si va a prendere anche questi diamanti qui oppure questi diamanti qui. Sono proprio curioso di sapere, perché ragazzi, cioè, io vedo tutta stone, vi faccio vedere cosa vede un player normale e non è possibile che tu prendi e vai lì e ti vai a prendere diamanti, capito? Cioè, se tu vedi tutta questa stone, come fai a capire che a sinistra ci sono diamanti? E invece guardare qui cosa sta succedendo, che adesso lui va sotto e si va a prendere diamanti e quindi possiamo portarlo direttamente, secondo me, in controllo. Lo mettiamoci un attimo non in creativa, no, rimettiamoci in spectator. Vedete? Per me, ragazzi, sta utilizzando X-Ray. Vediamo, guarda, gli faccio prendere gli ultimi diamanti. Ovviamente il loot va tolto tutto, quindi mi metto un attimo in creativa e dovrei aprire il suo inventario. Sei andato a prendere altri diamanti. Ok, questo sta utilizzando X-Ray. Ok, vanish abilitata. Perfetto. Lui ora non mi vede perché sono in vanish. Ok. E posso andare a togliere tutti i diamanti baccagliatore. 1, 2, 3, 4 e tutto quanto. Perfetto. Quindi ora mi tolgo tutto dall'inventario e lo portiamo in controllo. SS baccagliatore. Hanno anche cambiato la lobby per fare i controlli. Che bellina. Mi piace. Ciao baccagliatore. Ti sto guardando da tanto. Stai utilizzando X-Ray? Vediamo un attimo se utilizza X-Ray. Dobbiamo avere la conferma, ovviamente. È illegale? Sì. Ok, come avete visto lo stavo utilizzando, ma giustamente. Ragazzi, mi dispiace, ma è così, sono le regole del server, ragazzi. Buona giornata. Ho bannato baccagliatore per 7 giorni nella survival. Perfetto. E il primo l'abbiamo beccato. E ora continuiamo. Oh mio Dio, ma questo ha scavato un chunk intero. Ma che cosa? No, scusami un attimo. O tu giochi da anni in questa survival? No, è un pazzo. Oh, la mia skin. Bro, è la mia skin, ma è pelata. Cosa ci fai qui nell'end? Così da solo, senza nulla, va bene. Lui sta farmando le robettine. Ok, lui sta andando avanti. Io voglio trovare però persone che stanno in miniera ad utilizzare X-Ray, per favore. Ehi, cos'è tutta questa gente qui? Calmi un po'. Ok, lui è nel Nether. Ha un accendino in mano. Possiamo vedere il suo inventario? Non so se sta trovando per caso la netherite, ma non credo, perché non ha letti, non ha TNT e non ha nulla. Ha nella seconda mano però un accendino. E ha TNT? Non ha TNT, quindi non so cosa sta facendo, quindi possiamo andare avanti. Date un voto a questa base nei commenti, ragazzi, è fantastica. Perché c'è la mia testa? Ehi, lui è miniera. Mirra si chiama. Mirra tratto basso. Ok. Oh, ha dei diamanti. Ma non se ne accorta. Bro, altro che X-Ray. Ha dei diamanti dietro. Oh, se ne accorta adesso, mi sa. Vediamo. Bro,
Però, infatti, allora, vediamo un attimo quanti diamanti ha. Non ho sbagliato comando. Imps e mirra. Ok, ah, 6 diamanti, piccone in ferro. Ma non credo che lui sia abbastanza tranquillo, anche perché nemmeno l'aveva visti. Si gira intorno, continua ad andare dritto. Che sta facendo? Sto ancora dritto, dritto. Più che altro perché ha pochissimi diamanti. Ha una full diamante, questo non è da sottovalutare sicuramente. Ha una full diamante. Attenzione, Emalaga. Com'è che si chiama? Imps e Emalaga. Emalaga, Emalaga, non lo so. Ha abbastanza diamanti, non so perché non li ha uniti. Ah, una spara in diamante, ok. Piccola in diamante, quindi già sono 5 diamanti tra tutti e due. In più ha oltre 40 diamanti e sta scavando appunto con un'armatura. Scusatemi, ma il chain è craftabile? La puoi trovare nei relitti? Dicono nella chat. La trappano i mob, l'ha presa da uno zombie, mi sa. E questo, vabbè, è un altro che sta utilizzando X-Ray. Guardate qui, ragazzi, assurdo, davvero. Allora, vediamo quanti diamanti si è preso da quanto sono io qui. Imse e Malaga, 54 diamanti. Bene, bene, guarda, allora io per sicurezza vado a mettere la pacca dell'X-Ray. A parte che questa armatura in chain, poi glielo chiediamo, ragazzi, sono stracurioso. Mettiamoci in spectator e sta andando a prendere diamanti. Ora lui se ne va a prendere questi qui. O ce li ha anche davanti, ma credo che si vada a prendere questi che, come vedete, sta utilizzando X-Ray. Abbiamo già avuto la conferma, non serve altro. Possiamo andare a rimuovere la texture pacca dell'X-Ray e appunto portarla in controllo. Eccolo qui. Dov'è Emalaga? Emalaga, eccolo qui. Ciao Emalaga, per caso utilizzi X-Ray? Ah, direttamente sì. Ok, grazie. Posso farti un'altra domanda? Oh, what? Arrivo subito, Malaga. Dove vai? No. L'avevo tipo comprata un po' di tempo fa. Ah, c'è lo shop dove si può comprare. Possiamo fare screen? Va bene, vieni, dai, facciamolo, sono gentile. Grazie, ciao, ti mando un saluto e ti vado a bannare per 7 giorni per X-Ray. Perfetto, bannato. Questo credo stia trovando diamanti. Vediamo un po' il suo inventario. Imse Flavio, ma credo sia più tranquillo. Ok, sì, ha il piccone con Siltouch. Esatto, 4 diamanti. Va bene, ma credo sia abbastanza tranquillo lui, anche perché ha tantissime corone, ha un VIP. Non credo, ragazzi, che si metta ad utilizzare X-Ray per venire bannato. Lo aspettiamo giusto un altro pochettino, ma non credo che comunque lui stia utilizzando X-Ray. Io direi di lasciarlo andare, ragazzi. Non sto trovando nessun diamante. Ne ha trovati praticamente 4 e 4, 8. Dai, lasciamolo andare. Comunque è rango abbastanza alto. Va bene, andiamo, dai. Cioè, rango intendo, ha tantissime corone, quindi gioca parecchio. E non credo si metta ad utilizzare X-Ray. Va bene, in caso andiamo avanti. Oh, lui dov'è? È ad altezza 50. Vabbè, ma è fermo, quindi andiamo avanti. Skippiamolo. Oh, ne dirite così? Quanto ne dirite? Ah, vediamo un attimo. 8 da cuocere più uno già cotto. Del gold, ok. Mi sembra strano che ha fatto questo segmento così per andare poi a prendersi la netherite qui. Sono proprio curioso se sta utilizzando X-Ray o no. Scava a sinistra, netherite. Dobbiamo avere una conferma, ragazzi miei. Mettiamo la texture pack dell'X-Ray e vediamo un pochettino qui la situazione. Ok, netherite qui. Allora lui la prossima netherite ce l'ha. Ho qui sopra, ora se prende questa, quanti ne sta prendendo? È facile farsi full netherite così, davvero? Lo so che è facile, eh. Guardate come si guarda intorno, va sopra, ora le ha lì e lì le ha lì, guardate, ora se va lì o lì, ragazzi, sappiamo che sta utilizzando X-Ray. Sta salendo, vero? Sta salendo, perfetto. Ora cosa facciamo noi? Togliamo la texture pack e vi faccio vedere quello che un player normale dovrebbe vedere. E invece vede come stavamo appena vedendo noi, quindi con l'X-Ray installata. Questa è una bellissima prova che lui sta utilizzando cheat. Ne sta trovando tantissimo, guardate, ora si scava qui e ne trova altra. Bello! Cioè, guardate quanto tempo lui si è fatto full netherite letteralmente. Io gliela tolgo, io tolgo anche questo. Ora si guarda l'inventario e vede che appunto non ce l'ha più. Ciao, Duke. Va bene, cosa? Lo ammetto. L'inventario l'abbiamo tolto, andiamo a bannarlo per 7 giorni. Molto semplicemente, ragazzi, perché lui ha messo? Perché ho detto, guarda che sto registrando e sappiamo tutti, ragazzi, che sta utilizzando X-Ray. Ti conviene ammettere, così fai una bella figura in video, senza che poi dici di no e poi in realtà la stai utilizzando. Perché, cioè, non è che ci vuole tanto a capire se uno utilizza X-Ray, quelle robe sono impossibili. E quindi lo abbiamo bannato per ben 7 giorni. Questo Valix ha piccone diamante, ascia diamante e 20 diamanti. Più una full diamante, vuol dire tanti diamanti. Secondo me ha trovato questi tanti diamanti che adesso se ne va. Mi sa che siamo arrivati un po' in ritardo, ma ci sta giustamente. Io come facevo a saperlo? Qui in questo caso non possiamo dirgli nulla, almeno che non va a trovare altri diamanti. Oddio, mo che fa muore. Dobbiamo andare avanti e basta, perché non abbiamo nulla. Cioè, non abbiamo una prova vera e propria che mi fa dire, ok, lui stava utilizzando X-Ray. Quindi andiamo avanti, non possiamo dire assolutamente niente. Questi ragazzi sono in due, Abdul e Banana Succosa. Sono in due, full diamante, stanno andando a trovare, credo, netherite, perché qui in basso si va per forza per trovare netherite. Quindi vediamo un po' se riescono a trovarla. Secondo me i ragazzi sono tranquilli. Oh, meno male che ho detto che erano tranquilli. Vediamo un attimo questo Banana Succosa. Possibile che ci sta, ragazzi, è fattibile trovare netherite così. Ma sono curioso di sapere se appunto è tutto normale, se magari andando avanti ne trovano un'altra. Noi continuiamo a aspettare e vediamo un attimo. Ok, molto probabilmente sta utilizzando X-Ray, sapete perché? Perché sta scavando la bedrock. La bedrock con l'X-Ray tu non la vedi, vedi un blocco normale. Perché con l'X-Ray tu vedi ogni blocco invisibile, ok? Non vedi solo la netherite, vedi tutti i blocchi invisibili.
invisibile, quindi non puoi capire cosa stai rompendo. Netherite di nuovo? Nah, troppo strano. Vabbè, certo, entrambi stanno con l'X-Ray, ragazzi. Allora, SS banana succosa. Ciao banana succosa, utilizzi X-Ray per la netherite? Ti sto guardando da tanto. Perché? Come perché? Sono fortunato. Ok, posso controllare? Vuole fare il controllo hack. Va bene, facciamo il controllo hack. Come funziona? Andiamo a vedere se appunto ha l'X-Ray installata. E come avete visto è stato bannato perché abbiamo trovato l'X-Ray. Quindi lui praticamente cos'è che ha fatto? A parte che potevamo già bannarlo dall'inizio, perché molto semplicemente lui nella cartella di Minecraft ha eliminato l'X-Ray. E una volta ho detto no bro, il ban è giusto perché tu mi hai nascosto tutto, nonostante ciò hai trovato netherite tutto quanto. Tra l'altro il suo amico è scappato per non farsi bannare, che dovrebbe bannare anche il suo amico, ma non lo banno per il momento, lasciamolo andare, fa niente, verrà poi bannato. E praticamente una volta che ho trovato l'X-Ray, grazie anche ad uno staffer di Corel che mi ha dato una mano, mi ha insultato. Perché? Perché gli va. Io ragazzi con questo vi posso salutare e noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Questa sera alle 18 venite live che continuiamo la Big Hardcore. È divertente trovarli, dai. Vi mando un bacione e ci vediamo domani.